Ma i migliori pezzi sono per il mercato italiano. Sei sicuro? Assolutamente. Devi dirlo guardando la telecamera. I migliori pezzi sono per voi. Ciao ragazzi, in questo video scopriremo insieme dove nasce il Pata Negra, uno dei prosciutti più buoni del mondo. Per scoprirlo sono andato vicino a Salamanca, nel cuore della Spagna, in uno stabilimento dove il prosciutto viene fatto stagionare. Sono andato con Gonzalo, amico di Braccia Miancola, allevatore, produttore e importatore di prodotti iberici in Italia. Se anche voi come mi amate il prosciutto spagnolo, sparatevi tutto il video. Ciao! Gonzalo, allora qui un occhio inesperto vede solo tanti prosciutti con del sale sopra. Allora, in realtà noi dove stiamo? Allora, noi siamo nella sala dove si salano i prosciutti. Ok. I Pata Negra. Prima si selezionano i prosciutti per peso. Noi dobbiamo salare ogni prosciutto per chilo un giorno. Per esempio, un prosciutto che pesa 7 kg, sì. 7 giorni. Okay. Quindi come facciamo? Quelli che pesano di più, sì. Li mettiamo qua. Ah, quelli più grossi li metti sotto. Esattamente. Perfetto. Quelli che sono un pochino meno grossi, la seconda. Benissimo. Meno grossi, la terza. Meno grossi, la quarta. E così via. E le differenziamo mettendo questa cinta, sì. Ok? Che ogni colore significa un peso. Okay. Quindi la rossa, sì. Sono prosciutti piccoli, di 8-9 kg. Il giallo sono un pochino più grossi. Ok, e poi via via tutte le altre pesature. C'è il verde, vedo. Okay. Esattamente, siamo a 3 gradi e mezzo qua. Sì, si sente che fa freddo, ragazzi. Prendete un po', vediamo un attimo. Questa è la data di macerazione? Sì, ok. Ok, questo timbro qua. Ok. E il registro sanitario del macello. Questo è, sì, l'unico impianto di salatura. Esattamente, che quello è famosa, sì, per stagionare i prosciutti. Ok. Senti, in questo, diciamo, in questo stabilimento tantissimi produttori portano il proprio prosciutto a salare. Effettivamente è come se facessero conti terzi. Ok. Ok. Quindi io per esempio acquisto i miei maiali, sì, al Valle de los Pedroches in Cordova. Ok. Ma me li faccio stagionare, salare e stagionare, sì, qua. Ok, perfetto. Okay. Questo è il primo step. Arrivano salature. Esattamente. Esattamente. Okay. La stagionatura anche quello è la più nobile che c'è. Per avere la giusta salatura ci deve stare una camera refrigerata, sì, che sta intorno ai 3 gradi. Sì. Tanto sale. Una umidità del 90%, perché così la sale penetra. Quando c'è umidità la sale penetra nel prosciutto. Perfetto. Ok. Questa settimana abbiamo salato 2000 pezzi. 2000 pezzi questa settimana. Okay. Sta settimana. C'è qualcosa che può andare storto? Sì, dipende da molte cose. Può venire il cuocino già, per esempio, malo. Può arrivare l'animale già malato. Ok. O anche fiebre, quando l'hanno dissezionato, magari, sì, non c'era troppo freddo e magari c'è quel problema. E loro se ne accorgono. E tu te das cuenta di quando la pata sta mal? Sì, ma a me non se ne vede. È emerso un concetto interessante che però volevo lo dicesse Gonzalo. Fino a 15 anni fa si salava molto di più il prosciutto. Certo, allora quello che fa la sale è, sì, togliere la umidità del prosciutto. Sì. Quindi era più facile salarli di più, si stagionava prima, ma il prosciutto diventava salato. Ok. Adesso si sala molto di meno, sì, hai bisogno di molto più tempo per stagionare il prosciutto, ma viene più dolce, meno salato. Ok. I processi, diciamo, che mettono fretta riducono la qualità del prodotto. Esattamente. I processi lenti migliorano la qualità. La fretta è nemica del gusto. I prosciutti sono stati lavati? Sì. E qua li mettiamo per togliere la umidità. Okay. Sono qua 3-4 giorni. Ok, si è parcheggiati qui. Esattamente. Passiamo a un'altra sala che si chiama stagionatura artificiale. E vi racconto dopo perché. No. Mi spiegava Gonzalo che a forza di stare uno sopra l'altro i prosciutti un po' si deformano, si schiacciano. Beh, fisiologico e normale. Allora che fanno? Mettono i prosciutti in questa macchina che li schiaccia un po' e gli ridà questa forma, giusto? Stilizzata. Gli dà una forma, insomma, gli fa tornare a coscia di maiale. Insomma. Esattamente. Okay. E poi passano al secadero. Al secadero, dove ora? Artificiale. Al secadero artificiale. Vieni qua, vieni qua. Queste sono muffe nobili. Queste sono le muffe, i microorganismi che madre natura ha messo al mondo per far venire migliore il prosciutto.
primo secadero artificiale l'abbiamo visto, questo è il secondo. Esattamente. Un altro mese, però cambiano i parametri. Esattamente. Dopo quel mese passa qua a 9 gradi, sempre un 80% di umidità. Ok. Ok. Qui passano i mesi, ma noi non mangiamo mai. Perché a me l'odore. Io ho fame, perché qui l'odore comincia a entrare. C'è un odorino niente male che ti invoglia proprio a prendere pane caldo, un po' di pizza, il coltello e affettare. Fermo lì, lo conosco. Questo è un osso di mucca. Serve per vedere se il prosciutto è pronto, giusto? Esattamente. Si infila in un punto che non so dov'è. Noi lo infiliamo o qua o qua sotto, lo faremo qua, dai, ok? Dai, infila un po'. Filo. Fili, mandi giù, giri, okay. tipo cacciavite, tiri fuori, si annusa. 4-5 mesi sarà pronto. No, ma no, segno. Che poi non è X perché è suyo. È mio, ok. Venga a prendermelo fra 4 mesi, ha capito. Pensava che bucassi qua, no, ci ho messo la croce, quello è il mio. Oh, segnalo, mettilo da parte. Metti una M? Metti la M, bravo. M, oh, bravissimo. A me questo viaggio nel cuore del Patanegra sta piacendo molto. Adesso ci trasferiamo in un altro stabilimento dove vedremo altre cose molto molto interessanti. Andiamo. Il regno di Gonzalo, ragazzi, qui tutti i prosciutti sono dei Gonzalo, se li potevamo imbarcare tutti, se li mettevamo nel trolley sotto l'ascella in mezzo alle mutande e se li riportavamo a Roma. Tu mo mi devi spiegare, sei sicuro che sono tutti tuoi? Tutti miei. Tutti tuoi? Tutti miei. Dove vanno? In quale parte del mondo? Questo in Italia. Vanno tutti in Italia? Anche in Spagna qualcuno, certamente. Qualcuno in Spagna. Ma i migliori pezzi sono per il mercato italiano. Sei sicuro? Assolutamente. Dillo guardando la telecamera. I migliori pezzi sono per voi. C'è un odore differente rispetto a prima. Perché? Perché sono prosciutti iberici di ghianda. Questo è maiale iberico 100% di ghianda. Quindi padre puro iberico, madre pura iberica, alimentato a ghianda. Sì, è più morbido l'odore, esatto. Ok, più profumato, sa proprio di più rotondo. Sì, un po' di timo di campagna, di erbe, sì, vero? Sì. È perché il prosciutto è molto più profumato che l'altro, è molto più oleico. Vieni per favore, guarda direttamente il precinto. Cosa significa? Il nero? Sì. Che è patanegra. 100%. Esattamente. Perché qui alle porte di Salamanca, a detta vostra, sì, ci sta il miglior microclima per far stagionare sti prosciutti. Esattamente. Tipo a Modena, che l'aceto balsamico di Modena viene bene là perché c'è un microclima figo lì. Effettivamente. Lì c'è Paolo, che è la persona che tiene cura dei prosciutti. Ciao Pablo, welcome to Bracciami Ancora YouTube channel. Ah no, sto in spagnolo, non lo so. Benvenuto nel mio canale YouTube. Perfetto. Paolo si occupa di muovere le gabbie, sì, di una parte all'altra quando c'è più vento di qua, li muove di qua perché le deve dare una parte, si l'ha dato da una parte, chiude un po' del sole, apre l'altra finestra perché le dà da un'altra, cioè, questo è un lavoro artigianale assolutamente. Come se fosse una squadra di pallone, difesa avanti, esattamente, l'attaccante avanti. Esattamente. Ok, in base alle situazioni. Esattamente, anche lì mette olio ogni tanto per dare freschezza al prosciutto, per conservarlo. Quanto stagiona uno in media? Intorno dipende, se è un sebo siamo su 3 anni, sì, più o meno, se è un 100% di ghianda siamo su 4 anni, anche 5. Quindi a te per monetizzare questo devono passare minimo 3 anni. Quelli di sebo di campo sì, 3 sì, anni. 3 anni. 3 anni. 3 anni. Quelli di qua 4-5 anni. Poi aspettate. Sì, 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 forse muoio prima di... Se muori prima di monetizzare. Ma un prosciutto qua, fallo sta 3 anni, quanto ti costa? Costa intorno a 8 euro l'anno, più o meno, 8-10 euro l'anno. 8-10 euro l'anno, ok. Come, ovviamente questi guadagnano sulla moltiplicazione infinita di tanti prosciutti, no? Giusto? Certo. Ovviamente, se tu... Ok, beh, era interessante saperlo. Tanta roba, è fresca, è ancora un po' fresca. Sto iniziando ad innervosirmi perché per ora mi hanno fatto solo annusare. Per Patanegra ancora non ho mangiato niente. Ti ho visto che armeggiavi prima, hai appeso sti 3 prosciutti. È semplicemente per fare la differenza tra un Patanegra e un jamón iberico. Il Patanegra ha sempre l'etichetta nera. L'etichetta nera. Che significa che il papà è iberico puro, sì, la mamma è di razza iberica pura,
sí. Y viene alimentado a guiando en campaña. Ok. La montanera. Perfecto. Aparte, senza l'etichetta, si tú tocchi qua, tocca qua. Bello morbiduccio. Guarda qué morbiduccio que es. Vedi qué bello oleoso. Es oleoso. La etichetta verde significa que el papá es ibérico puro. Sí. Pero la mamá es un maiale bianco americano que se llama Duroc. Un Duroc, ok, grande il Duroc, bel esattamente, maiale. Esattamente, quindi se fa questo incrocio, perché così la resa è maggiore, okay. Ma non mangia ghianda, questo vive, vive in campagna, dopo andiamo a vedere qualche maiale che te lo va mostro. Va bene. Vivono in campagna, felici, okay. Tocca. Tocchiamo l'incrocio tra l'iberico e il Duroc. È più duro? È il Duroc è più duro, sì, giusto. È l'incrocio. È l'incrocio. È l'etichetta rossa? Sì. È che la mamma è iberica e il papà è sempre Duroc, ma fa la montanera, si alimenta a ghianda come il primo. Ah, quindi questo è un po' meglio. Questo è un po' meglio, sì. Allora, si suppone che ha il sapore della ghianda e che è più grande. È un pochino, sì, era via di mezzo di morbidezza. Esattamente. Ah, tutto chiaro. Allora, senti, in quanto a pregio, e quindi a costo, dei tre quale costa di più? Questo è il patanera. Patanera, ta. Poi. Questa è una buona via di mezzo. Sì, questa. Questo è un prosciutto di tutti i giorni. Allora, quindi, amici di Bracime ancora, se siete proprietari di un ristorante super fico, vi prendete questo con l'etichetta nera. Se siete proprietari di un ristorante fico, vi prendete questo con l'etichetta rossa. Sì. Se siete proprietari di un ristorante e volete iniziare un percorso interessante sulla strada del prosciutto spagnolo, vi inviate l'etichetta verde. E ragazzi, in Spagna se cena alle 10:30 di sera, quindi... Io voglio fare merenda, voglio cena. Dopo aver minacciato che prendevo armi e bagagli e Matteo e me ne tornavo in Italia, ci sono riuscito. Ora se magna. Ha promesso Gonzalo che dissosseremo un patanegra. Prende quello che ti piace di più. Scusa, ma questo guarda che colore c'ha, pare oro, pare. Sì. Questo va bene? Quello della rabbia? Questo sì, vai, questo. Va bene. Ciao. Dove andiamo? Di qua. Mo che famo? Dissossiamo questo prosciutto. Ma non lo dissossi te, ma l'ha detto, l'ha dissosso. Quando ci ricapita, Matteo? Quando ci ricapita una cosa del genere? Mai. Gonzalo, Vieni. Grazie di aver soddisfatto. Senti, dammi un pezzettino amico, lo assaggio anche io. Ma tu lo conosci? Anche tu, Matteo? Fammi assaggiare, va. Buono. Dolce che è? Ma era solo grasso prima. La parte meglio. Ma si può vendere pure questo? questo prodotto... ufficialmente nella grazia del mortacci, quanto è buono. Ma lo dice sul serio, le piace davvero? È che è molto buono, è molto che buono. Cazzo, che cazzo è sta cosa? Devo riscrivere, caro Gonzalo, la grammatica dei miei gusti, perché un tocco alto un dito e mezzo di patanegra appena dissossato, tagliato direttamente da... non l'avevo mai assaggiato ed è una cosa devastante. Lo sai in bocca che c'ho? Un bosco di querce praticamente. Sì, io ti faccio assaggiare un pezzo di carne fatto alla griglia. Sì. Appena macellata il maiale. È come quello ma moltiplicato per 7. Vabbè, tanta roba. Mo andiamo a vedere sti maiali, se andiamo a complimentare persona. Sì, guarda qua, tutta campagna. Sono lì. Mo perché Matteo ne va di girarsi perché è stanco, ma se girasse tutta campagna. E dai, gira adesso, dai faccio. Volevo far partire il drone, ma a questo tempo non lo so. A voglia se può fare. Non piove. Abbiamo due esemplari, no? Sì. Uno un po' più grandicello, uno più piccolino. Sì. Sì. Questo si chiama Arturo? Sì, questo è Arturo. Sì. Tu, ovviamente dai nome a ogni tuo maiale. Sì, sì, sì. Okay. Quello è Arturita. Sì, Arturita? Arturita, l'hai chiamata Arturita. Sì, 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 sì. È un maiale iberico incrociato con un maiale Duroc. Ok. Questo è uscito molto alla madre, che è molto più scura, è sì. ha più dell'iberico che del Duroc. Mi sembrano in ottima salute, ok? No, qua stanno da Dio. Loro si avvicinano perché sperano che gli diamo qualcosa da mangiare. No, ti annusano, volevano sapere chi sei tu. Giustamente, se lo sapessero ragazzi scapperebbero. Però mi raccomando, Gonzalo, Pablo, non dite nulla, ok? Ola. Cioè, loro sono così, diciamo, in forma solo e esclusivamente grazie alle ghiande che mangiano qui. Ancora non è caduta la ghianda, ti ricordo, è ancora verde negli alberi. Ok. Ok? Poi quando comincia a cadere ingrassano basicamente a base di ghianda. Ok. Ghianda. Il risultato, il sapore è quello che tutti conosciamo. Sì, sì. Eccolo qui. Arturita, hola, mi amor, hola. Vieni qui, guarda.
Ragazzi, allora, questo video si conclude in uno dei tanti localini di Salamanca, dove praticamente come entri ti offrono una baguette imbottita di prosciutto iberico. L'odore è quello paro paro a quello che abbiamo mangiato oggi pomeriggio. Ragazzi, dalla Spagna è tutto. Io vi ho fatto vedere dove sgrufola e come nasce, come sviluppa e come stagiona il Pata Negra, questo meraviglioso prodotto iberico. Vi ho presentato Gonzalo, titolare di questa azienda che produce, importa questi meravigliosi prodotti gastronomici in Italia. Se vi volete contattatelo, ragazzi, vedrete che saprà soddisfarvi. Allora, da Salamanca è tutto, un abbraccio ragazzi e che la brace sia con voi. E mortacci quanto è buono.